Abbiamo seguito in questi mesi i lavori dell'elettrificazione dei treni alla stazione Biella San Paolo. Tante le voci che si stanno rincorrendo in questo periodo sulla tempistica, sui collegamenti effettivi. Noi per avere notizie concrete abbiamo raggiunto l'assessore ai trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, come siamo messi? Ma siamo messi bene, come sempre i lavori pubblici, i lavori importanti, anche complicati, hanno qualche ritardo, ma possiamo dire onestamente, sinceramente, che RFI ha concluso i lavori, che ha mandato la richiesta di collaudo, di certificazione alla SFISA, che è l'agenzia nazionale che si occupa della sicurezza delle linee ferroviarie e anche delle strade ormai, e ha a SFISA 5 mesi di tempo che scadranno a maggio, per collaudare questa procedura, questa pratica, questa linea. Quindi siamo fiduciosi, crediamo, lo crede RFI, che i tempi possano essere accelerati, abbreviati, non essendo da questo punto di vista un'autorizzazione così complicata, e nel momento in cui avremo questa autorizzazione procederemo con il servizio. Naturalmente non stiamo aspettando quel giorno per ragionare di servizio, devo dire che con RFI, con Trenitalia, stiamo immaginando quello che potrà succedere da quel momento. Certo, quindi da quel giorno che cosa potrebbe succedere per quanto riguarda i collegamenti diretti? Almeno un paio di coppie al giorno? Ma noi stiamo lavorando per fare il massimo possibile, sarebbe stupido dire una cifra oggi, un numero, perché la differenza che purtroppo sconta Biella rispetto agli altri molti altri capoluoghi è che è su una linea che va a interconnettersi con una linea molto forte che è la Milano-Torino, e quindi è evidente che noi dobbiamo fare il conto con quell'utenza, con quei treni, con quelle tracce orarie che si scontrano inequivocabilmente con quelle della Biella-Santia. Dopodiché, proprio per il motivo che vi ho spiegato prima, per la necessità di garantire anche a Biella un collegamento diretto, stiamo lavorando. Io spero e credo di aumentare il numero di coppie, ma soprattutto non è un fattore politico. Noi dobbiamo mettere i servizi corretti che servono alle persone, e dire, come dicono alcuni, 5-6 coppie al giorno in certi orari. Noi sappiamo, sono dati statistici, sono dati anche reali, che le persone non girano, non c'è un motivo, spesso ce n'è molto poco per muoversi alle 11 del mattino ad esempio. Noi dobbiamo fare dei servizi nelle ore che servono alle persone, quindi stiamo lavorando con RFI e con Trenitalia per garantire al mattino e nella fascia, diciamo, di metà giornata delle corse che consentano di recarsi a Torino e poi naturalmente un ritorno per chi finisce di lavorare, quindi per i pendolari, che sono le fasce più importanti. Credo che con l'impegno di tutti, dei miei colleghi assessori di Biella, dei consiglieri, del consigliere Mosca, potremo farcela. Allora, questa è una notizia davvero molto bella, perché è una svolta davvero epocale per il nostro territorio, che, come ha sottolineato lei, vanta molte eccellenze, e invece come lacuna era ovviamente quella del collegamento con i nostri vicini capoluoghi di regione. Per quanto riguarda Milano, c'è qualche cosa in ballo? Guardate, noi stiamo lavorando anche qui su tanti fronti. Noi dobbiamo intanto garantirci l'elettrificazione della Biella Novara, perché è evidentemente, naturalmente, il passaggio più veloce. Stiamo facendo però, come dire, da par nostro quello che è giusto fare, quindi devo dirvi che non c'è spazio oggi per Milano, per un semplice motivo: il nodo di Milano è un nodo molto congestionato, così come quello di Torino, non ci sono tracce in entrata. È un problema che non c'è solo da Biella, ma c'è anche da Alessandria, da Asti. Non c'è la possibilità di entrare in Milano, di entrare in sicurezza, quindi noi sappiamo bene che la sicurezza è la prima cosa. Allora, noi la ringraziamo davvero per la disponibilità e per la schiettezza, perché insomma è giusto essere prima di tutto concreti. Grazie mille, davvero buon lavoro. A voi, buona giornata.